se consorte. Per Cristo mi domini il nostro. Amen. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa Santa Messa, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardinali e i numerosissimi vescovi e sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo. La mia deferente riconoscenza va alle delegazioni ufficiali di tanti paesi venuti per rendere omaggio ai nuovi santi che hanno contribuito al progresso spirituale e sociale delle rispettive nazioni. In particolare saluto Sua Maestà la Regina Sofia, il Presidente della Repubblica Italiana, i Presidenti del Cile, El Salvador e di Panama. Un pensiero speciale rivolgo a Sua Grazia, Rowan Williams, e alla delegazione dell'Arcivescovo di Canterbury con viva gratitudine per la loro presenza. Il mio saluto va a tutti voi, cari pellegrini, come pure a quanti seguono mediante la radio e la televisione. In particolare saluto il folto numero delle ACLI, rimaste molto riconoscenti al Papa Paolo VI. Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria, prima e perfetta discepola del Signore, perché ci aiuti a seguire l'esempio dei nuovi santi. Angelus Domini, non si abit Maria. E concepit Spiritus Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto venti tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat Dominus secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto venti tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E brevo un caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicto frutto venti tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa dei Genetrix. Grazie a Tu, a questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimo, per passione medius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce ateis. Requiescant in pace. Amen. Dominum hobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sotumque custo in saeculum. Et Deum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
saluto dei presenti, dei fedeli in piazza San Pietro, che in qualche modo salutano noi, ma salutano i sette nuovi santi, quei volti che campeggiano sopra questa chiesa edificata sopra la tomba di Pietro. Ed è bello vedere tutti questi cappelli che sono agitati dai giovani, giovani molto numerosi presenti in questa piazza. Il Papa ha ricordato le loro provenienze, ma che sono legate alle provenienze dei santi che abbiamo appena festeggiato e che continueremo a ricordare d'ora in avanti, perché siamo autorizzati alla loro venerazione. Ecco, qui troviamo le bandiere legate al santo di Napoli, o meglio l'abruzzese di adozione a Napoli, ma vediamo, il Papa ha ricordato che c'erano i presidenti del Centro America proprio per la canonizzazione di El Salvador, ma c'è anche molto dalla Spagna, ragion per cui c'era la regina Sofia. E allora, mentre continuiamo a seguire la piazza, vorrei chiedere a fratello Juan Carlos una, ecco, vediamo appunto gli stendardi che stanno a significare le presenze delle varie, dei vari comuni, delle varie città e delle varie nazioni. Juan Carlos, qui sei in qualche